Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 27-34. Gesù guarisce due ciechi e un uomo muto indemoniato. Dopo aver guarito la figlia di Gairo, Gesù viene raggiunto da due ciechi che lo supplicano di far ritornare la vista. Entrato nella loro casa, egli chiede ai due ciechi se ritengono che questo prodigio possa essere fatto da lui. I ciechi sono certi di questo, dunque Gesù pone le sue mani sui loro occhi e li guarisce dalla cecità. Nonostante le raccomandazioni di Gesù, i due ex ciechi corrono per la città raccontando l'accaduto e il miracolo. Intanto che Gesù va via dalla loro casa, arriva un uomo muto per colpa di un demone che lo possiede. Gesù scaccia il demone e il muto torna a parlare. Tutti sono stupiti dal miracolo tra la folla, ma i farisei dicevano che egli scacciasse i demoni per opera del principe dei demoni. Questo doppio evento raccontato nel Vangelo secondo Matteo, uno dopo l'altro, conferma la grandiosità di Gesù, ma anche la fede di coloro che vanno da lui per chiedere di guarire. Chi ha fede allora può essere guarito, dice il Figlio di Dio, con questi miracoli. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 27-34. Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono e Gesù disse loro: Credete voi che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Sia fatta a voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare e la folla, presa da stupore, diceva: Non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni.